Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione ci occupiamo di una delle opere più note di tutta la letteratura, non solo italiana ma mondiale. Si tratta di un'opera molto nota su cui ci sforziamo di dare una visione d'insieme, la Divina Commedia di Dante Alighieri. La Divina Commedia è un'opera sicuramente di grandissima notorietà. Per la maggior parte delle persone, insomma, diciamo che Dante è un letterato che tutti hanno sentito nominare qualche volta. Gli adulti ricordano sicuramente tante letture effettuate sui banchi di scuola, le generazioni più giovani magari sono meno avvezze alla lettura di questo capolavoro. Cominciamo con il dire che si tratta di un'opera fondamentale appunto della letteratura italiana, in quanto ha proprio la capacità di unire in una grande sintesi, in una sintesi straordinaria, tutti gli aspetti del sapere medievale, quindi dell'epoca a cui Dante è appartenuto e di cui è stato sicuramente uno dei più grandi letterati. La Divina Commedia affronta dei temi e degli argomenti calati nella loro epoca, ma che al tempo stesso hanno una validità universale, potremmo dire, quindi sono validi per l'uomo di ogni tempo, quindi temi come il peccato e il perdono o il rapporto fra il bene e il male. E un altro elemento che contribuisce a fare di quest'opera un qualche cosa di veramente eccezionale e anche con una portata comunicativa eccezionale è il fatto che Dante opti per il volgare fiorentino, quindi che vada a sperimentare in tutta la sua espressività, in tutta la sua capacità comunicativa, una lingua che all'epoca non era la lingua privilegiata della cultura, ma era la lingua parlata dalle persone. E questo ha fatto sì sicuramente che nel corso dei secoli la sua opera abbia potuto mantenere la propria notorietà e possa essere ancora letta come un'opera viva e comunque accessibile anche al lettore moderno, seppur ovviamente con magari una qualche difficoltà in un primo momento per calarsi chiaramente in un linguaggio che non è più quello corrente. Ecco, per quanto riguarda la stesura di questo capolavoro, abbiamo una grande quantità di manoscritti dell'epoca, quindi non abbiamo il manoscritto originale di quest'opera come di altre opere di Dante, ma grazie al fatto che questo capolavoro ebbe una larghissima diffusione, abbiamo circa 800 manoscritti giunti sino a noi, quindi questo ci testimonia anche proprio il grande successo che ebbe già all'epoca. Quindi questa diffusione fu resa possibile ovviamente da un'ampia produzione di codici trascritti a mano da numerosi copisti, in quanto all'epoca la stampa non era ancora stata inventata. Il titolo originale dell'opera non era, come diciamo noi oggi, la Divina Commedia, ma semplicemente Commedia. Quindi questo termine, Commedia, era usato per definire un genere letterario che, partendo da un inizio difficoltoso per il protagonista, si concludeva con un lieto fine e questo è certamente uno degli aspetti della commedia dantesca. Il termine commedia indicava inoltre opere scritte in un linguaggio basso, diciamo comune, quindi abbiamo già detto prima l'utilizzo della lingua volgare che tendenzialmente era disprezzata, era scartata dai letterati del tempo quando si trattava di diffondere dei contenuti alti, perché a loro dire priva di una nobilitazione formale. Ecco, Dante invece costituisce al contrario un anello fondamentale proprio nella nobilitazione del volgare, perché dimostra che con questa lingua era possibile veramente andare ad esprimere una gamma infinita di non solo di emozioni, ma anche di contenuti molto densi e anche impegnativi proprio da un punto di vista intellettuale. Il titolo definitivo di Divina Commedia viene attribuito a Boccaccio. Boccaccio era un grande estimatore di quest'opera e va a sottolineare la grandezza dell'argomento e appunto il fatto che i contenuti siano tutt'altro che comuni, quindi la grandezza sottolinea al contempo la grandezza dell'opera e l'argomento ultraterreno. Dobbiamo attendere tuttavia la metà del Cinquecento per vedere apparire per la prima volta in un'edizione stampata l'aggettivo divina abbinato al nome originale appunto di Commedia. Per quanto riguarda la struttura di quest'opera, dobbiamo dire innanzitutto che si tratta di un poema in versi, quindi di un'opera scritta secondo le regole della poesia. In particolare Dante adotta la terzina a rima incatenata come metro.
L'argomento riguarda questo viaggio ultraterreno, questo viaggio dell'oltretomba che Dante immagina di compiere a partire dalla settimana santa dell'anno 1300. Il 1300 era un anno particolarmente importante in quanto in quell'anno cadeva il primo giubileo indetto da Papa Bonifacio VIII. Fra l'altro Bonifacio VIII è uno dei personaggi che si incontrano leggendo la Divina Commedia, in quanto Dante riceve una profezia in cui si dice che Bonifacio VIII finirà all'inferno. E questo ricollega questo personaggio alle vicissitudini politiche che avevano causato l'esilio di Dante. Quindi, insomma, Dante, possiamo dire, si toglie questo sassolino dalla scarpa, diciamo così, profetizzando che Bonifacio VIII andrà all'inferno. Ecco, il viaggio di Dante si conclude una settimana dopo, quindi ci mette 7 giorni per visitare i 3 regni dell'aldilà. Il 7, fra l'altro, è uno dei numeri che hanno un significato particolare. Nella Bibbia indica il numero della pienezza, quindi ha un significato preciso. Tutta la Divina Commedia è caratterizzata dalla presenza di numeri che acquistano un significato simbolico. E in questo arco di tempo Dante visita i 3 regni, l'inferno, il purgatorio e il paradiso, proprio in questo ordine, anche perché si tratta di un percorso di purificazione dal basso verso l'alto che il poeta compie e che ha anche la valenza metaforica di quel viaggio di purificazione che tutta l'umanità dovrebbe compiere, perché la storia di Dante è una storia che vuole richiamare il lettore ad un contenuto edificante, quindi ad una sua purificazione nel momento in cui legge questo testo. Dante durante il viaggio è accompagnato da 3 guide. Abbiamo innanzitutto Virgilio, l'autore dell'Eneide, che conduce Dante attraverso l'inferno e il purgatorio e rappresenta la ragione umana. Virgilio, inutile dirlo, è un poeta ovviamente stimatissimo da Dante. E quindi viene scelto da lui nella sua opera letteraria, viene scelto appunto come guida per l'inferno e il purgatorio. Poi abbiamo Beatrice, la donna amata dal poeta, che accoglie Dante in paradiso e lo guida fino all'Empireo, quindi al cielo in cui risiede Dio. Beatrice rappresenta la fede, la teologia, quindi è una donna che eleva il modello ideale di donna angelicata che porta l'uomo alla salvezza. L'ultimo tratto del viaggio però Dante lo farà in compagnia di San Bernardo, quindi per arrivare nel punto più alto del paradiso sarà accompagnato da un santo. San Bernardo era fondatore dell'ordine monastico cistercense e ha il compito nella Divina Commedia appunto di condurre il poeta fino alla contemplazione di Dio. Ecco, vediamo adesso la struttura di quest'opera. Il poema è diviso in 3 parti, ognuna di queste parti prende il nome di cantica, quindi abbiamo le 3 cantiche: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Ognuna di queste è composta da 33 canti, numero 33, l'età di Cristo, quindi è un numero simbolico. E abbiamo poi un canto introduttivo nell'inferno, quindi una sorta di introduzione all'intero poema. La somma porta quindi a 100, un numero quindi che richiama ad una compiutezza, 100 è 10 per 10, 10 è il numero ad esempio dei comandamenti, quindi c'è tutta una struttura che ha un suo equilibrio, una sua simmetria. Il metro scelto è quello di terzine diverse endecasillabi, quindi formati da 11 sillabe a rima incatenata. Il viaggio di Dante, dicevamo prima, è un viaggio sia personale, quindi Dante è un personaggio, abbiamo il Dante personaggio che affronta personalmente questo viaggio ultraterreno e che vive questo viaggio come un percorso che lo porterà dal peccato in cui si trova all'inizio, smarrito appunto in una selva oscura, metafora del peccato, fino alla salvezza. E contestualmente abbiamo il Dante autore che rimedita, quindi che commenta le vicende vissute e che svolge al contempo una missione educativa nei confronti del lettore, quindi riferisce ai contemporanei le dure verità che ha potuto vedere di persona in questo viaggio, grazie a questo singolare privilegio che Dio gli ha concesso, e quindi la sua missione è quella di mettere sull'avviso gli uomini. Ecco, quindi possiamo dire che al contenuto letterale, quindi esplicito, evidente del poema,
se ne affianca uno allegorico, cioè simbolico. Perciò la Divina Commedia può essere letta proprio come il percorso che gli uomini devono compiere per salvare la propria anima, seguendo una via lunga, difficile, che dal peccato porta appunto al bene eterno. Ecco, quindi allo stesso modo anche i personaggi, i luoghi, le situazioni che Dante immagina e che descrive con grandissima plasticità, anche in modo molto vivido, possono essere letti sia da un punto di vista con un atteggiamento letterale, a livello letterale, sia per il loro significato simbolico ed allegorico. Ecco, per quanto concerne la simbologia dei numeri, oltre appunto al ritorno del numero 3 nelle tre cantiche, il 33 è il numero di canti di ogni cantica, 3 sono i versi di ogni strofa, 3 le guide di Dante, 3 le belve che sbarrano il passo a Dante all'inizio del poema, 3 le categorie dei peccati puniti nell'inferno. L'inferno è poi diviso in 9 cerchi, anche il 9 è il prodotto di 3x3. Abbiamo poi i 9 cieli del paradiso, il 7 è il numero delle cornici del purgatorio, quindi in corrispondenza ai 7 vizi capitali da cui bisogna purgarsi, quindi un ritorno proprio sistematico della componente numerica. Il numero 3 ha naturalmente una, diciamo, posizione privilegiata rispetto agli altri numeri, quindi è quello che ritorna con maggiore insistenza per il suo rimando evidente alla Santissima Trinità, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo. Un altro elemento su cui ritorna il 3, ad esempio, è anche il fatto che tutte e tre le cantiche terminino con la parola stelle, quindi anche questa si ripete 3 volte in punti di spicco, ecco. Per quanto riguarda la struttura dell'universo dantesco, ovviamente il riferimento è quello alla cosmologia di Tolomeo, quindi Dante si rifà a quello che era il sapere scientifico della propria epoca, quindi abbiamo la Terra al centro dell'universo ed è divisa in 2 emisferi, quello boreale o delle terre emerse, che è l'emisfero abitato, al centro del quale si trova Gerusalemme, e quello australe, che invece è l'emisfero delle acque e che è disabitato, sul quale si trova il purgatorio. Al di sotto della città di Gerusalemme si apre una grande voragine, è una voragine a forma di coro rovesciato, che si è formata dal ritirarsi delle terre al contatto con il corpo di Lucifero e dei suoi seguaci, quindi degli angeli ribelli che sono caduti dal cielo dopo la ribellione di Dio. Questa voragine corrisponde appunto all'inferno. Agli antipodi di Gerusalemme abbiamo invece l'isola montuosa del Purgatorio, che è composta invece dalle terre fuoriuscite dal centro della Terra all'epoca della ribellione di Lucifero. Quindi questa è la struttura di inferno e purgatorio. Per quanto riguarda il paradiso, nell'universo dantesco esso è strutturato in 9 cieli, al di sopra dei quali si distende l'Empireo, in cui ha sede la Rosa dei Beati, che sono a diretto contatto con la visione di Dio. Ai 9 cieli corrispondono i 9 cori angelici che con il loro movimento circolare intorno all'immagine di Dio provocano il movimento rotatorio del cielo. Ecco, con questo abbiamo concluso questa sintesi. Si tratta chiaramente di una prima introduzione alla struttura dell'opera. Spero che sia stata utile per riuscire ad inquadrarla, almeno nelle sue linee essenziali. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!